Buonasera e ben ritrovati amici di Teleprime di Prima Serie A, siamo pronti per commentare un altro weekend di grande calcio, anche un po' più lungo del solito, infatti ha investito anche il giorno di Pasquetta quando si è giocata a Napoli-Roma 1-1 all'ultimo respiro, infatti a rigore. Siglato da Lorenzo Insigne ha risposto al 91esimo Esharawi. Si spengono i sogni scudetto del Napoli? Probabile, ma mai dire mai. Ne parleremo tra pochissimo con i miei ospiti. Intanto sigla. Eccoci qui, siamo prontissimi ovviamente, vi presento in primis il parterre di questa sera, un graditissimo ritorno alla mia destra, Stefano Marino di Per Sempre Napoli, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti, è sempre un piacere. Te l'ho detto che ti avrei ridisturbato. Sei stata di parola, non è un disturbo, è un piacere, grazie. Sì, sono stata di parola, quando si tratta di disturbare sono sempre in prima linea. Invece per la prima volta nei nostri studi il collega Andrea Cardinale, buonasera. Ciao Alessia, buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Per la prima volta in questi studi, ma che prima volta ormai, un veterano di Teleprima. La prima volta dopo Pasquetta. Però vedi, mi impegno ogni volta a presentarti sempre in un modo diverso, perché ci piace così, originalità sempre. Francesco Vassura, immancabile. Ciao Ale, buonasera, buonasera a tutti. È proprio per dimostrarti che oggi sono proprio concentrata, quindi non voglio neanche far fare troppa fatica alla nostra regia. Ti leggo subito i risultati della 33esima giornata ed anche la classifica, perché mi voglio rovinare oggi. Iniziamo proprio dai risultati della 33esima giornata di Serie A. Spezia Inter 1-3, Cagliari Sassuolo 1-0, Milan Genoa 2-0, Udinese Empoli 4-1, Sampdoria Salernitana 1-2, la Fiorentina vince contro il Venezia 1-0, Juve Bologna 1-1, Lazio Torino ancora 1-1, Napoli Roma l'abbiamo detto, ancora un altro 1-1, Atalanta 1, Verona 2. Leggiamoci anche la classifica che vede in testa ancora il Milan, 71 punti, segue l'Inter con una gara da recuperare a 69 punti, il Napoli 67, Juventus 63, la Roma 58 punti, Fiorentina e Lazio 56, Atalanta 51 punti, Verona 48, Sassuolo 46, dall'altra parte della classifica il Torino con 40 punti, Udinese 39, Bologna 38 punti, l'Empoli 34 punti, Spezia 33, Sampdoria 29 punti, Cagliari 28 punti, il Venezia e Genoa 22 punti, chiude la Salernitana pur vincente ma a 19 punti. Siamo pronti? Ho letto fin troppo, quindi adesso parola agli ospiti. Stefano, inizio subito da te. Napoli-Roma, l'abbiamo detto, 1-1, un risultato che fa male perché il pari della Roma è arrivato praticamente all'ultimo respiro, seppur un respiro abbastanza lungo perché i minuti di recupero sono stati 8 e poco più, però purtroppo ancora una volta una disattenzione fatale è costata cara agli azzurri e soprattutto un pari che inficia ancora una volta molto la classifica. Ma noi sì, in passato abbiamo parlato. E ancora, diciamo, la caratteristica della stagione del Napoli è la discontinuità, perché mentre a un certo punto con altre sconfitte poi è riuscita a ottenere delle importanti vittorie, per esempio a Verona, a Bergamo, poi arriva la sconfitta per esempio con la Fiorentina in casa. La Fiorentina certo è una squadra che quest'anno sta disputando un ottimo campionato, quindi certo, non è, diciamo, disonorevole, però il problema è che il Napoli avrebbe dovuto dimostrare, quindi maggiore volontà e quindi maggiore fame, diciamo così, con la Fiorentina e poi con la Roma, e poi soprattutto veramente il fattore campo diventa un handicap, sta diventando un handicap per il Napoli. Io adesso non ho calcolato, ma comunque ha perso tantissimi punti più in casa che in trasferta. Quindi se vogliamo considerare il tutto, fermo restando che c'è un certo comunque equilibrio, che la classifica che tu poco prima hai letto vede
parte il recupero appunto dell'Inter, ma anche una classifica che non vede una forbice fra le prime tre, insomma, oggettivamente. Però il discorso è che il Napoli doveva vincere tutte, lo dicevamo qualche settimana fa, non le ha vinte tutte, e comunque, mo diciamo la stessa cosa, ne mancano cinque e deve vincere tutte. Potrebbe non essere sufficiente qualora le vincesse, perché poi a quel punto dipenderà dai risultati delle sue avversarie, ovvero le due milanesi alla fine. Quindi diciamo un traguardo Champions, diciamo in linea di massima, lo possiamo dare per scontato, però lo scudetto, questa potrebbe essere la stagione buona, perché non c'è una squadra vera e propria leader, con la Juve che quest'anno insomma un po' riparte, e temo che per l'anno prossimo sia davvero difficile, a meno che non ci siano situazioni particolari, ma questo era l'anno buono. E può essere anche una volta tanto una, diciamo, vittoria magari al di fuori un po' dei pronostici, perché certamente non è che il Napoli all'inizio della stagione venisse dato per favorire lo scudetto, ma quantomeno per lottare fino alla fine. Con le esperienze precedenti l'anno scorso, l'ultima giornata, la mancata qualificazione alla Champions, gli anni precedenti, e ci ricordiamo uno degli scudetti della Juve, il Napoli perse a Firenze dopo che vinse a Torino, discorso solito. Allora devo pensare che il problema, scusate il gesto, sia qui. Sì, e ne parleremo anche tra pochissimo, come ovviare anche a questo problema, ovviamente, perché come hai detto tu, effettivamente è un cane che si morde la coda, è una situazione che si rinnova nel tempo, quindi qualcosa dovrà essere fatto. Analizzando sempre la partita, Andrea, Fiorentina e Roma erano sicuramente due spartiacque importanti per il Napoli, anche se a microfoni spenti mi hai detto un po' mi aspettavo un altro, almeno mezzo passo falso del Napoli. Io ho l'impressione che questo gruppo non credesse veramente alla possibilità di vincere lo scudetto. Vedendo appunto le partite casalinghe, e c'è un grosso handicap in casa, non riusciamo più ad essere la squadra migliore del campionato. Il Maradona non è più un fortino, questo è un problema psicologico che il Napoli deve risolvere, perché questa stagione ormai è andata a livello dello scudetto, il discorso scudetto non è andato, però anche per le prossime bisogna risolvere quantomeno questa situazione, perché il Maradona era il 12° uomo in campo, ora invece diventa una spada di Damocle, e questo è un problema. Mi aspettavo un mezzo passo falso, perché purtroppo il Napoli ha dimostrato di essere incostante in questa stagione. La vittoria con l'Atalanta forse ha un po' troppo illuso le aspettative di una squadra, e comunque l'obiettivo lo sta raggiungendo, perché l'obiettivo principale era la Champions. Ricordiamo che Napoli partiva dalla mancata qualificazione appunto alla Champions lo scorso anno. In estate c'erano tutte quelle analisi, le cosiddette griglie, proprio in tema pasquale, davano il Napoli al settimo posto. Poi un giorno ci spiegheranno il motivo per il quale si dava l'Atalanta seconda, però questo poi è tutto un altro discorso. Però il Napoli appunto partiva da una situazione, tutto sommato noi avevamo soltanto da guadagnare, e infatti è stato preso poi Spalletti per andare in Champions. Mancano, per la matematica, considerando la Roma 7 punti, considerando la Fiorentina, qualora dovesse vincere il recupero con l'Udinese, 8 punti. 8 punti il Napoli va in Champions League aritmeticamente. Ci siamo poi ritrovati in un discorso che alla fine non ci apparteneva del tutto, a causa di Inter e Juventus, perché in modo demeritato appunto hanno creato un'anomalia in questo campionato. Ci siamo ritrovati in questo discorso, un peccato non esserci fino in fondo. Però anche su questo bisogna fare delle valutazioni, perché il Napoli, come sempre, viene meno nei momenti più importanti, nei momenti cruciali. È vero, e questo è un grandissimo peccato. Franci, il Napoli aveva iniziato bene la gara contro la Roma, il rigore trasformato da Lorenzo Insigne con la chiamata poi del VAR, sì, riguardata anche più volte, come spesso capita, rigore, dicevamo, trasformato anche con grande freddezza dallo stesso capitano, che poi è stato protagonista nel finale con un pianto veramente molto toccante, le lacrime proprio all'uscita dal terreno di gioco. E poi comunque la Roma ha disputato una buona partita, c'è da dire, sì, sì. Quindi noi ovviamente ci
soffermiamo sui fatti di Casa Napoli, però come abbiamo detto anche ovviamente nella gara contro la Fiorentina, che ha oltremodo giocato benissimo, è giusto dare i meriti anche agli avversari ovviamente, però fatto sta che la Roma ci ha creduto, come spesso sta accadendo poi nelle ultime gare, fino all'ultimo minuto, e ha trovato questo tiro poi ovviamente grazie anche alla solita disattenzione corale del Napoli, che poi ha completamente gelato il Maradona. Sì, peraltro non avrebbe rubato nulla neanche se avesse vinto. Assolutamente. Era una partita che la Roma ha giocato in maniera molto intelligente, con un grande allenatore, perché non si diventa Mourinho per caso, che ha semplicemente tolto un centrocampista come Cristante, che in questa occasione non ha reso bene, mettendo Mkhitaryan in una posizione più arretrata, perché di recente sta giocando così. Però grandi, grandi meriti, il grande principale merito di Mourinho, secondo me, oltre ad aver dato identità ad una squadra che non l'aveva negli ultimi anni, senza nulla togliere a Fonseca, è quel giovanotto sulla sinistra che veramente, veramente sta facendo tanto, non sta facendo rimpiangere Spinazzola, ha fatto accomodare Vigna, ha pagato tantissimo, si è seduto in panchina perché Mourinho è per la meritocrazia. Se sei bravo giochi, ha cambiato una squadra, ha ottenuto un pareggio di voglia, hai detto tu disattenzione, non è scalato Zanoli sul gol, Zielinski in area, non ho ben capito cosa stesse aspettando ad intervenire su Abraham, però indubbiamente la Roma che sta continuando a lottare per la Champions, anche la Roma ha perso tanti punti in campionato quest'anno, però sicuramente il sogno non è ancora svanito, perché la matematica è giusto che venga apprezzata, anche se a me non piace, però la matematica dà ancora possibilità al Napoli di poter vincere lo scudetto. Sul tema Maradona, beh, è un peccato, tantissimi tifosi, oltre 100.000 vado a memoria, tra Fiorentina e Napoli, tra Fiorentina e Roma, scusami, hanno, non dico sacrificato Pasquetta, però sicuramente hanno investito il loro tempo e non sono stati giustamente, come dire, soddisfatti, e hanno anche ragione. In più i prezzi contro la Roma non erano proprio abbordabilissimi. È un peccato, perché poi ci rimani male, e lo abbiamo anche detto qui in questi studi, e vado ad Insigne, lui è il primo che ci tiene da napoletano, sa la pressione, sa quanto è difficile giocare per la squadra della propria città, quanto è difficile vincere. Il tema Maradona, di cui parlavano prima i colleghi, è un tema delicato. Negli ultimi anni, ricordo la partita con la Lazio, mancata Champions League, il rigore sbagliato da Higuain, scomodiamo anche Napoli-Verona, è una situazione difficile. Perché? Perché a Napoli non ci sono giocatori che hanno caratura internazionale, che non hanno vinto tantissimo, e quindi è difficile avere questa mentalità, non è che si acquista così al supermercato. Ci vuole del tempo, il Napoli può costruire questa mentalità. Comunque la Champions League, e lo abbiamo detto più volte anche qui, non si è visto come un fallimento. Certo è, quando sei lì ad un passo dallo scudetto, che ripetiamo non è svanito, ma sicuramente si è fatto più complesso, e beh, insomma, poi ci rimani male se alla fine non ci arrivi. Sì, io rilancio persino, perché è vero, non ci sono calciatori con un'importante caratura internazionale, piuttosto che l'esperienza di vittorie probanti, però continuo a dire che secondo me, Stefano, non so se tu sei d'accordo, mancano tanti calciatori con carattere, che non è il veleno, così come diceva Gattuso, o il saper urlare in campo, è proprio il carattere di mantenere i nervi saldi in tutti i momenti della gara, trascinare i compagni, reagire anche ad un gol. Lo stesso Insigne è stato sempre un calciatore molto morale, perché ha sempre sentito da napoletano ovviamente tantissimo la maglia della sua città, della sua squadra, come giusto che sia. Però forse manca anche quel tipo di giocatore che un po' si rivede nello stesso Mertens, si rivedeva anche, non so, andando indietro nel tempo con Reina, si rivede anche in Koulibaly, però ovviamente ce ne vogliono tanti poi per costruire una squadra da scudetto. Sì, io penso questo, il fatto proprio della mancanza del carattere, soprattutto nei momenti topici, ovviamente non è il carattere, ce l'hanno, lo certo, però è ovvio che si dimostra soprattutto nei momenti di difficoltà. Ieri o anche nei partiti precedenti, ma negli ultimi anni, in effetti, vogliamo fare poi, diciamo, una sorta di passo indietro, una cronologia, vediamo che anche in passato, dei primi Napoli con i vari tecnici, da Mazzarri, da Reia e altri, praticamente, se vediamo anche i giocatori quando sono stati, ricordo, da Lavezzi, Amsic, cioè,
sono stati giocatori in cui decisivi non sempre, sono state delle situazioni in cui per esempio Amasek aveva dei suoi vuoti, cioè vuoti nel senso ovviamente a livello che comunque si assentava dal gioco, che sono quei giocatori, allora la mancanza di continuità in un giocatore in questo caso professionistico, parliamo di Serie A ovviamente, certo. Ma al di là del livello per cui tu lotti per l'obiettivo, quello che è. Però io noto che in effetti molti hanno una discontinuità, nel Napoli in effetti non sono giocatori sicuramente fuori, però noi di valore tecnico, però il discorso, allora noi adesso vediamo il campionato italiano da alcuni anni, un campionato di livello, non dobbiamo, senza offendere nessuno ovviamente, ma non certamente di livelli diciamo eccelsi come possono essere la Premier League e quello spagnolo. In Europa dimostriamo perché le squadre di club non stanno vincendo da un po' di tempo e c'è un motivo, c'è ovviamente, e quindi anche una struttura, un problema proprio di organizzazione. Però diciamo il livello è questo, quindi c'è un certo equilibrio. L'equilibrio a volte si dice che può essere un segnale di livello, diciamo, come dire, basso, ma può essere anche un livello alto, perché per esempio in Spagna vediamo sempre Real Madrid e Barcellona. Quest'anno in Barcellona non lotta per il titolo, ma c'è il Real Madrid, comunque ci sta sempre qualcuno. Quindi continuo a dire che il Maradona sicuramente, come, inteso come stadio, quest'anno è stato, ma anche in passato, purtroppo ha rappresentato certi tempi di Maradona, ma non possiamo fare più un raffronto perché sennò poi non la finiamo più di parlare. Il San Paolo all'epoca era inespugnabile praticamente. Quindi sono cambiati i tempi, i giocatori, cambia tutto. Spalletti è un allenatore sicuramente vincente che dà un'impronta e lo sappiamo, i suoi diciamo, risultati precedenti proprio con Roma e Inter li ha portati in Champions. Quindi anche con Napoli per fortuna ci arriveremo. E tra l'altro i tre allenatori che sono tra Pioli, Simone Inzaghi e Spalletti, nessuno dei tre ha mai vinto un titolo, alla fine uno dei tre vincerà. Temo che non sarà Spalletti purtroppo. Io penso sempre, vedo l'Inter comunque favorita al di là del recupero della partita, perché la vedo, sì, diciamo, squadra più combatte, anche tecnicamente superiore anche al Milan. Quindi il Napoli, secondo me, io dico che può arrivare quantomeno secondo, ancora ci credo, però l'ho detto in maniera... Ebbene, ed è giustissimo così. Andrea, parlando di calciatori, abbiamo parlato delle lacrime di Insigne, che forse ovviamente vedeva nella gara di lunedì l'ultima chance importante per lo scudetto, anche se effettivamente calendario alla mano tutto è ancora possibile, anche se sarà difficilissimo. Un altro leader, come abbiamo detto poco fa, Mertens, ancora questa spada di Damocle del rinnovo che pende sulla sua testa. Koulibaly ha tantissime sirene ovviamente da tutta Europa, non soltanto dalla Serie A. E cosa succede quest'estate? Se andiamo in Champions, se il Napoli dovesse qualificarsi, ma penso che a questo punto sia veramente questione di poco, è chiaro che sarà un mercato non da fermo per il Napoli, però è chiaro che bisognerà fare delle analisi, anche perché è un gruppo squadra che sta andando avanti con l'età. Mertens ormai può soltanto ambire a un rinnovo per un futuro da dirigente del Napoli, sicuramente non può essere al centro del progetto tecnico. Koulibaly sì, Koulibaly ancora, perché è effettivamente un leader e probabilmente quel top player che abbiamo, che il Napoli ha in rosa insieme a Fabian Ruiz, anche se molto probabilmente lo spagnolo andrà via perché forse è già rimasto troppo a Napoli. Però poi ci sono anche altri calciatori su cui bisogna fare delle valutazioni. In primis Lozano, perché più volte ha manifestato la volontà di voler giocare altrove, in una piazza più grande, anche se fino adesso non ha proprio dimostrato di meritarselo. Poi c'è anche Zielinski, perché quest'anno è stato totalmente incostante, si aspettava da lui quel salto definitivo di maturazione di un calciatore che ha una straordinaria classe, però è sempre incostante e quest'anno soprattutto ha compiuto dei passi indietro, questo è preoccupante. Però andare in Champions significa poter anche in sede di mercato muoversi per scovare quei giovani che vogliono già cimentarsi in una realtà enorme, una realtà grandissima, quella europea, della massima competizione europea per club. Quindi già questo è importantissimo. Poi si vedrà anche gli altri calciatori, stesso in rosa, quelli che potranno rimanere e quelli no. A me dispiace, e chiudo, parlando del discorso portieri,
Purtroppo abbiamo Meret, che l'investimento del Napoli è stato veramente importante, appunto, perché 30 milioni non sono pochi per un portiere. E parliamoci chiaro, noi pensavamo, noi del settore stampa pensavamo che fosse davvero il vice Donnarumma per la nazionale. Meret non sta dimostrando di essere il vice Donnarumma e c'è un problema. Probabilmente c'è quel limite di un portiere bravo, capace, anche con una certa personalità, però forse non da una piazza come Napoli, e questo davvero è un peccato. Sì, è brutto anche quando lo stesso Spina è indisponibile per attacco influenzale, nel momento in cui ovviamente viene detto che la titolarità spetta a Meret, i tifosi sono quasi depressi, quindi anche quello diciamo, è una notizia molto particolare poi di per sé, possiamo dire, quindi qualcosa va assolutamente rivisto anche in questo, visto che stiamo parlando appunto di notizie non piacevoli come appunto Spina indisponibile, notizia di ieri confermata anche oggi, appunto, infortunio anche per Lobotka, Francico, sì, con le sue ovviamente condizioni che saranno verificate poi nella giornata di domani, e questa poi è realmente una brutta notizia perché è un po' il perno del centrocampo di Spalletti, soprattutto in quest'ultimo periodo. Sì, sta giocando bene, indubbiamente la miglior stagione che ha fatto a Napoli. A me preme un po' sottolineare questo eccessivo problema legato agli infortuni muscolari, che sono infortuni che nei limiti possono essere anticipati, naturalmente poi ogni calciatore fa storia a sé, però indubbiamente questo lavoro il Napoli lo deve migliorare, perché è importante avere sempre giocatori al massimo della forma. Sul ballottaggio Meret-Ospina, Meret, come diceva giustamente Andrea, è stato fatto un investimento importante dalla società, investimento che purtroppo nei limiti non è stato ripagato. Temo che se dovesse andare via il Napoli indubbiamente non recupererà quanto ha fatto, anzi indubbiamente andrà probabilmente a perdere qualcosa. C'è un motivo: se cambiano gli allenatori non cambia il portiere, e allora indubbiamente non è il semplice gioco dove Ospina è indubbiamente superiore, ho detto indubbiamente troppe volte, devo cambiare aggettivo, è statisticamente anche più bravo, anche secondo me come sicurezza di reparto, è il portiere titolare della Colombia, è stato portiere sicuramente di grande livello all'Arsenal, quindi ha quel carisma e quella sicurezza che è importante. Sulla partita di ieri Meret niente da dire, perché il gol di Esharawi non lo prendi perché non lo puoi prendere, però sicuramente Napoli città, Napoli società si aspettavano che Meret, se non diventava il vice Donnarumma, però diventava un portiere di sicuro affidamento. Non è stato così, io personalmente ancora ci credo, comunque un giovane, un classe 97, però si deve un attimo rivalutare anche questo. È importante dare sicurezza anche per il futuro del reparto. Ospina io personalmente lo confermerei, l'ho detto più volte qui, è stato ingiustamente criticato questa stagione, ha fatto secondo me delle ottime partite, vedremo il futuro di Meret. Riconfermo che secondo me in caso di cessione Napoli intorno ai 15-16 milioni, se va bene, difficilmente potrà chiedere di più. Ecco, Stefano, volevo ascoltare anche te su Ospina Meret. Sì, è un bel dualismo, in effetti evidentemente bisogna poi vedere, è chiaro, parlavamo prima anche dei giocatori, è una questione di carattere, una questione tecnica, bisogna vedere. Allora, lui a questo punto certo è difficile poter, come diceva giustamente Francesco, un acquisto comunque in un portiere che è sicuramente una cifra non da poco. Ma qua molti, è capitato anche con giocatori di altri ruoli, acquistati magari poi svenduti quasi o venduti, perché non c'è, secondo me, quando sono stati effettuati molti acquisti in passato e fino anche alle stagioni ultime stagioni, dove i giocatori si sono visti poco o non hanno reso, motivi inutili, insomma, non hanno reso, quello che conta di un giocatore è rendere, ok? Quindi mo praticamente l'anno prossimo Meret certo merita di giocare, ma a quel punto dovrà andare a giocare, se non qui, andare a giocare in una squadra che comunque lotterà per qualcosa, e bisognerà vedere. Io penso che comunque, al di là di tutto, la campagna acquisti, collegando al discorso che faceva Andrea, su Mertens, lui era disposto anche a ridursi l'ingaggio pure di restare, ovvio, per il fattore anagrafico. Certo. Ancora un anno magari giocare a metà, oppure con il futuro di dirigente, ormai lui è napoletano fondamentalmente.
E di altri, io vedo che sulla maglia qui si vedono molto un po' perplesso perché non vedo movimenti, non vedo giocatori che ormai sono. Ma Maurizio vuole andare via perché vuole cercare di vincere, vuole imporsi. Io Lozano che proviene dall'Ajax, se non sbaglio, prima del Napoli, Sven dall'Olanda sembra Sven sbagliato. Dorgan, sì. Comunque sì, lui magari non so se, ma qua non ha reso, non tutti giocano da titolare, quindi è una gestione non facile anche magari in quel momento per un tecnico, attualmente Spalletti, l'anno scorso Gattuso e prima ancora Ancelotti. Gestire al meglio in una stagione che ormai sono lunghissime, impegni lunghi, poi spalmati, poi o recuperi con il Covid, partite da recuperare, quindi saltano varie cose. E penso già all'anno prossimo, quando poi, cioè i mondiali che ci saranno a fine anno, quindi il campionato dovrebbe riprendere ad agosto, quindi ci sarà una pausa inevitabile, quindi Sì. con i giocatori che saranno impegnati nelle nazionali, quindi avere il rose molto più lungo, non sarà facile da gestire. Quindi per questo io sul Napoli non ero molto fiducioso, proprio perché sono le squadre che hanno delle strutture diverse e sono in grado di reggere meglio, diciamo, una stagione lunga e poi interrotte sarà un po' anomala, perché ovviamente i mondiali in inverno penso che non hanno, diciamo, precedenti, almeno a livello europeo. Quindi bisogna vedere, insomma, in ottica la situazione. Quindi il Napoli resta, però la città di Napoli merita, diciamo la verità, merita comunque di lottare per lo scudetto, ma dovrebbe lottare ogni anno in qualche modo, dare o vincere qualcosa. Allora, la Certo. bacheca del calcio Napoli negli ultimi anni, che cosa vinto? A parte la Coppa Italia, la Supercoppa, non riesco a ricordare altri titoli No, perché in realtà importanti. non ce ne sono, Non perciò riesco a la ricordare, che purtroppo bisogna stare, vorrei avere io, non la memoria, mi sono dimenticato che qualche anno fa vinse Maggio Scurdato, invece no, non ci sta, effettivamente. Troppo no. E con i giocatori che abbiamo avuto, io volevo anche dire una cosa, forse sarà anche detta, ma il miglior Napoli, o meglio, quello di proprio internazionale, diciamo, della gestione dei Laurentiis, ovviamente, secondo me lo dobbiamo a Benitez, che ha portato Certo. Higuaín, Reina e Mertens, Sì. come ho appena detto, e altri, Calhoun, e giocatori Albiol. che hanno dato un tocco di internazionalità. Il Napoli avrebbe potuto vincere anche di più con lui, e non solo i trofei, insomma, vinti, perché non è stato dato a lui il materiale, come secondo me è sempre avviene, manca sempre quel qualcosa. Allora ti fa pensare che c'è anche una volontà e una logica di voler accontentarsi, dico tra virgolette, ovviamente, perché oggi fino al quarto posto comunque va in Champions. Andare in Europa, però se riusciamo a vincere bene, se no ce la giochiamo. Cioè, però questo non è, secondo me, una mancanza anche proprio di rispetto verso una piazza enorme dove tutti se vorrebbero giocare, a mio avviso. Però il giocatore vuole vincere. Io non posso da solo un giocatore, chiaramente, a meno che non è quello innominabile, ci vuole un gruppo che c'è. Però nei momenti topici. Salvato, non è riuscito a. Io comunque con la Roma, vedendo il primo tempo ieri, onestamente, ero un po' scettico, cioè, perché non ho visto, insomma, in quel momento il Napoli che riusciva a rendersi pericoloso nel primo tempo. E ho avuto una sensazione che purtroppo poi sappiamo com'è andata. Com'è andata a finire? Sì, anche perché con Benitez poi c'è stata proprio la mancanza dell'attesa della progettualità, perché c'era un progetto veramente a 360 gradi che investiva strutture, primavera, però ovviamente ci voleva il tempo necessario, la voglia e gli investimenti giusti. Esatto, Quindi sì. manca proprio l'attesa della progettualità che a volte purtroppo manca. Hai parlato di gestione di Spalletti, quindi introduco anche un altro argomento che ha fatto un po' infuriare i tifosi, ossia le sostituzioni, Andrea. Quindi spetta a te questo arduo compito, perché non sono piaciute ai tifosi, e questa è stata fatta una domanda anche in sala stampa allo stesso Spalletti, queste sostituzioni nel finale di gara con l'inserimento in particolar modo di Mertens e Juan Jesus, che hanno cambiato poi l'assetto tattico della squadra, iniziando poi ovviamente i minuti finali della Roma. Spalletti ha risposto poi anche alla provocazione di questi cambi, per molti o sbagliati o tardivi, e ha detto De Laurentiis spesso borbotta che sbaglio le sostituzioni, quindi per qualsiasi cosa prendetevela con lui. Quindi si sono un po' scambiati questa patata bollente, insomma. È il gioco delle parti che si rinnova quasi ogni stagione. Si partiva da Mazzarri, poi si è andata avanti con Benitez, con Sarri, con Gattuso, adesso con Spalletti, con Ancelotti un po' meno, ma quello è un altro.
è un altro tipo di discorso per come è andato poi a finire il rapporto Ancelotti-Napoli. E c'è una fotografia di ieri, la fotografia tattica è proprio la sostituzione, la doppia sostituzione Osimhen Insigne Mertens Juan Jesus, perché come se fosse una dichiarazione di resa. Esatto. Quella è stata veramente la resa tattica del Napoli, che indubbiamente era attualmente, non soltanto ieri, arrivata purtroppo al gancio, nel senso che fisicamente non ci siamo. Fisicamente la squadra non c'è, Spalletti se ne rende conto e molto probabilmente ha dovuto ovviare a queste scelte, a delle sostituzioni impopolari, però forse fin troppo necessarie. Certo, si vede sempre, anche questo poi sono i ricorsi storici, a Spalletti viene sempre contestata la mancanza di coraggio. Nei momenti fondamentali manca quel coraggio, quel qualcosa in più per permettere a Spalletti, alla squadra che allena, di poter puntare anche a quel qualcosa in più. Quindi potrebbe anche essere un aspetto caratteriale dello stesso allenatore, anche se poi, vero, non bisogna, cioè bisogna sempre contestualizzare, però un campionato l'ha vinto in Russia, certo, è diverso rispetto a quello italiano, però è sempre il solito discorso, vincere aiuta a vincere. Questo però viene a mancare nel nostro ambiente, nell'ambiente italiano, ed è un peccato soprattutto per la stagione che si è venuta a creare, una stagione per certi versi irripetibili, perché onestamente ci credo poco che l'anno prossimo Inter e Juve facciano una stagione come questa, non ci credo proprio. Però sì, questo è un altro tema importante, perché Spalletti ne ha introdotto un altro, ovvero bisogna intervenire sul mercato. Quando un allenatore cita il presidente o comunque la dirigenza, certamente in modo velato, comunque una sorta di rebus, però ha lanciato un messaggio: le cose sono andate in questo modo, però quest'estate bisogna lavorare, soprattutto devo arrivare al ritiro con una rosa, se non al completo, ma quasi, anche perché appunto l'anno prossimo, la prossima stagione, il campionato inizia prima, proprio perché si ha questo stop tra novembre e dicembre. Attenzione, la Champions è concentrata, la fase a gironi, tra settembre e ottobre. Sbagliare una o due partite significa andare fuori, perché non c'è più il modo di recuperare da settembre a dicembre, dato che a ottobre finisce la fase a gironi, e questo è un altro aspetto importante per il Napoli. È verissimo, ricordiamo prima della pubblicità che ci sarà sempre per il Napoli il doppio ritiro di Maro Folgari da Castel di Sangro. Si partirà prima rispetto però agli anni precedenti, infatti sarà 8-19 luglio in Trentino, un po' di riposo ma davvero una settimana, e poi subito a Castel di Sangro, quindi anche per quest'anno doppio ritiro, e ci si aspetta ovviamente grandissime presenze. Intanto un pizzico di pubblicità e ritorniamo, perché dobbiamo parlare della classifica del prossimo turno, anzi delle prossime gare, perché Stefano ha tutto pronto, quindi raccomando, ci vediamo tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale, focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport, H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati dopo un pizzico di pubblicità. Siamo prontissimi per parlare anche del prossimo turno e delle ultime giornate di campionato. Prima però, per chiudere il cerchio su Napoli-Roma, ascoltiamo l'intervista al collega direttamente dalla capitale, Andrea Subrizzi. Ciao Andrea, grazie mille per aver accettato il nostro invito questa sera. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Ecco Andrea, parliamo ovviamente di Napoli-Roma, in particolar modo dal punto di vista giallo-rosso, la gara del Maradona, amara ovviamente per gli azzurri per questo pareggio arrivato all'ultimo minuto, nonostante un foltissimo recupero, 8 minuti e poco più, quindi veramente tanto. Che partita hai visto e come hai visto soprattutto la Roma?
La Roma dà continuità alle ultime prestazioni, no? Abbiamo parlato tempo fa di una Roma che ha fatto 22 punti nelle ultime 10 partite prima della partita contro il Napoli. Una Roma solida, una Roma solida che ha affrontato il suo ex allenatore. Probabilmente proprio dal periodo del secondo Spalletti non si vedeva una squadra così sicura delle proprie potenzialità. Ha fatto fatica indubbiamente con il Napoli nel primo tempo, ma il Napoli è una grande squadra che poi doveva vincere per forza, no? Per dare seguito al sogno, comunque all'obiettivo scudetto. Quindi indubbiamente poi la forza di reagire è stata importante, una Roma che segna tantissimo negli ultimi minuti. Quindi Mourinho ha trasmesso questa mentalità alla squadra e questo sta cercando di cambiare, mettiamola così. Poi alla fine la Roma ha rischiato pure di vincerla la partita a un certo punto, perché il Napoli insomma, ha accusato anche un po' il cambio, secondo me, di Lobotka. Quello ha un po' cambiato gli equilibri in campo. Da lì in poi, sì, adesso la Roma è sicuramente più sicura dei propri mezzi. Non si avvicina alla Juventus, però si vede il futuro. Da queste partite si vede il futuro, si vede un progetto e è importante perché inizialmente la Roma vinceva delle partite non convincendo, adesso questo pareggio invece vuol dire tanto. Eh sì, una Roma che anche dall'esterno possiamo dire fa vincere tutto il carattere che ha anche con questo gol, ma non è la prima volta, come dicevi giustamente anche tu, nel finale, ma comunque una squadra compatta che ha fatto vedere anche un bel calcio, soprattutto nel secondo tempo al Maradona. Napoli, come detto giustamente, anche destabilizzato, i tifosi poi puntano anche il dito contro Spalletti da questi cambi, non solo quello forzato ovviamente di Lobotka, ma anche nel finale dell'ingresso in campo di Juan Jesus e Mertens, che poi hanno cambiato molto l'assetto tattico della squadra. Ma soprattutto nei giorni scorsi i tifosi del Napoli hanno preso in riferimento un'altra cosa molto bella accaduta a Roma, appunto allo stadio contro il Bodo, dicendo che bella quella tifoseria, ha fatto la differenza, cosa che purtroppo al Maradona ultimamente si vede poco, perché o Maradona sicuramente gremito, ma manca quel calore, manca quel tifo che poi si è visto anche negli anni scorsi a Napoli. Sì, indubbiamente con il Bodo la partita partiva con un certo tipo di. Cioè, insomma, un appuntamento difficile per la Roma, no? Perché ha giocato una brutta partita in Norvegia, però lo stadio olimpico è stato veramente vibrante, lo sentivi anche dalla televisione. Poche volte nella mia vita ho sentito una cosa del genere. Lì c'è proprio un gioco di squadra, no? Tra la dirigenza e la tifoseria, perché comunque pure abbassare i prezzi drasticamente porta la gente allo stadio. Mi sembra di dire Certo. cose del tutto lapalissiane, però è così. Quindi lo stadio gremito ha portato anche a quel risultato. E poi a un certo punto crea anche consapevolezza nella squadra, perché Mourinho ha detto proprio che i giocatori devono sentire la responsabilità di questo pubblico. E quindi poi succede che vanno a Napoli e fanno questa partita qui. Ripeto, a me la Roma pure nel primo tempo non mi era dispiaciuta. Però è chiaro che hai a che fare con una squadra che sulla carta è più forte di te. Dicevi qualcosa su Juan Jesus, riprendo all'inizio. Sono perfettamente d'accordo, perché poi cambiare in corsa un modo di giocare così drasticamente è sempre pericoloso. Molte volte è anche pericoloso sui calci piazzati e sulle marcature, no? Soprattutto se è un terzo di difesa, che è uno dei ruoli più importanti nella difesa a tre. Quindi sì. Assolutamente, non la migliore partita di Victor Osimhen, un calciatore che piace tanto comunque alla Serie A e che sta facendo tanto bene, anche molto responsabilizzato poi a Napoli, anche dal valore ovviamente del suo cartellino, ambito poi anche in Europa, come l'hai visto? Beh, sì, sicuramente Osimhen ha fatto un po' di fatica, aveva a che fare con uno dei marcatori più forti della Serie A, forse il più forte. Insomma, non considerando, ah no, insieme a Koulibaly, ecco, non considerando magari Chiellini, perché come si avvicina
a un'età che non gli permette di essere così dinamico, perché Smalling ha fatto un'altra grande partita e anche l'esperienza pesa, un'esperienza che Osimhen per forza di cose non può avere, no? Quindi sì, poi c'è sempre questo dualismo un po' con Abraham, anche se sono giocatori per me molto diversi, no? Quindi sì. Chi dice è più forte quello, è più forte quell'altro, insomma, però è stato interessante entrambi, abbiamo parlato di Koulibaly e Smalling. Io un po' pensavo prima della partita che avrebbero vinto i difensori in questo caso, e così un po' si è avverato, perché Smalling e Koulibaly stanno facendo un grande campionato, insomma. Poi interventi pure puliti, Smalling prende pochissimi gialli. È verissimo, anche per Koulibaly infatti un'ottima partita e sicuramente non facile. Roma che ha passato il turno di conference, quindi sarà impegnato in questo cammino europeo. Ci credi? Domanda secca così. Nella vittoria finale o nel passaggio del... Vittoria finale, perché passaggio siamo del turno. Passaggio del turno, sì. Io conosco bene il Leicester, una squadra che ha perso molto ultimamente in Premier League, lo ha dimostrato, perché sta appena a metà classifica. Quindi non è la squadra di Ranieri, no? Per parlare di un altro ex Roma. Quindi ha tutte le carte in regola per portarla a casa. Giocando come ieri ha assolutamente le sue opportunità. Il Leicester è passato a fatica contro il PSV. Quindi sì, credo. E nella vittoria finale, secondo me, la Roma potrebbe andare incontro a la vera favorita, forse, per il torneo, che è il Marsiglia, se dovesse passare. Una squadra solida che ha anche tanti ex romanisti, perché Under, perché Gerson e perché Paolo Lopez sono dei giocatori importanti per i francesi. Step by step, insomma, vedremo cosa accadrà invece in campionato. Prima di tutto ti chiedo un tuo parere, perché ormai siamo alle battute finali, anche se ovviamente i bilanci si fanno sempre alla fine, però almeno fino ad ora come ti sembra il lavoro di Mourinho, e secondo te la Roma poteva fare qualcosa in più, soprattutto forse in termini di continuità, anche se ovviamente il progetto è importante e come hai detto tu bisogna guardare non solo al presente ma anche al futuro. Guarda, io torno a parlare dei numeri che ho detto prima, nel senso che se tu guardi che la Roma ha fatto 23 punti nelle ultime 11 partite e sta lì in classifica, non è che sia terza o seconda, quindi vuol dire che prima qualcosa non è andato e probabilmente si poteva fare qualcosa in più, però le rincorse è sempre difficile farle, perché la Roma ha portato qualche punto a casa pure magari che non meritava. Ne ha perso qualcun altro con la Juventus, no? Perché adesso c'è sempre la recriminazione per quei 3 punti persi in casa da 3-1 poi a 3-4, e per quanto il campionato in sé, alla fine la Roma sembra la quinta rosa del campionato, secondo me, perché, sì. Perché i valori escono fuori a un certo punto. È un'Atalanta che indubbiamente ha sfruttato la scia, però i valori sono simili, secondo me. È vero, assolutamente. Invece, domanda finale per la lotta a scudetto: secondo te il Napoli è stromesso, anche se la prossima giornata di campionato sarà alquanto interessante, ci buttiamo anche la Roma che avrà un ruolo importante in ciò, l'Inter ha ancora una gara da recuperare, in vetta al momento c'è sempre il Milan. Sì, perché comunque l'Inter ha forse l'organico più forte delle tre avanti e ha pure un vantaggio significativo. Adesso andremo a vedere pure un po' il recupero, no? Perché i tanto attesi recuperi ci diranno se l'Inter riuscirà a portare a casa la partita col Bologna. Questo campionato in realtà non è che ci dà una regola, non sempre vincono le squadre più forti. E quindi non si sa mai, perché Bologna ha tolto punta alla Juventus, vedremo cosa accadrà con l'Inter. Però è chiaro che secondo me l'Inter è ben avanti, più di quei punti che ha di differenza con le altre. Sì. Vedremo cosa accadrà. Grazie mille Andrea, è solo un arrivederci perché abbiamo tante cose in cantiere, quindi mi raccomando. Grazie, arrivederci. Temi importanti quelli che ci ha sviscerato Andrea, ha parlato ovviamente anche dello stato di forma della Roma ancora impegnata in Conference League, come dicevamo
prima, nonostante il torneo per molti meno blasonato, ma una coppa fa sempre comodo a tutti, quindi ovviamente va onorata fino alla fine, anche perché effettivamente la Roma con la vittoria contro il Bodo e il passaggio del turno a Leicester, però ovviamente è carica e ha dalla sua, poi abbiamo parlato di questo anche con Andrea, un olimpico che si sta facendo sentire veramente tanto. Sì, effettivamente la Roma è l'unica rappresentante, diciamo, di questa nuova manifestazione. Diciamo che Mourinho effettivamente all'inizio sì, la Roma ha avuto difficoltà perché una squadra nuova, un allenatore nuovo c'è sempre, però mano a mano, quando ha avuto il polso della situazione, con il recupero delle varie pedine fondamentali, diciamo, ha dato, come diceva prima Francesco, un'impronta alla squadra, e la Roma può, insomma, andare, diciamo, sulle ali, le ali dell'entusiasmo, non, magari non da spettacolo, però gioca, prende pochi gol, quindi riesce, insomma, a dare. Quindi è stata una partita ieri che comunque un risultato sicuramente che non è affatto bugiardo, ma è il Napoli che deve recriminare. Parliamoci chiaro, la partita doveva fare il Napoli e doveva vincere il Napoli perché aveva interesse e fame di punti. Ma non si è, nei fatti non si è tradotto. Poi ho visto un po' le prossime partite che ci saranno delle tre squadre, soprattutto Milan, Inter e Napoli, e Napoli in effetti avrà, per fortuna abbiamo dire, due partite in casa e tre fuori a questo punto, diciamo, ha fatto due consecutive dove dai sei punti ne ha raccolti solamente uno, Fiorentina ha perso e con la Roma, quindi un punto in due partite consecutive, esatto, in casa al Maradona. Metteci una mano, metteci una mano. Allora, giocare a Empoli, Empoli non è ancora salvo, è comunque una squadra che Spalletti conosce bene perché è esordito lì, quindi conosce bene l'ambiente e secondo me preparerà bene la partita. Abbiamo un Lazio-Milan, ecco qui una partita difficile per il Milan perché comunque la Lazio comunque con Sarri, ma comunque una squadra che punta come la Roma, diciamo, all'Europa. Mentre l'Inter deve recuperare il 27 il famoso incontro con il Bologna, però avranno il derby stasera, sì, c'è il stasera derby. Stasera, cioè, sì, stanno giocando il derby, quindi speriamo si stiano stancando ovviamente tantissimo. Che vanno i supplementari, che vanno i supplementari. Belli stanchi, che facciano una maratona, che non ce la fanno, anche se effettivamente poi quando il Milan ha giocato, speriamo, dopo la Coppa contro il Napoli era bello arzillo, insomma, quindi chissà. E poi c'è un Inter-Roma, Mourinho che va in casa della... Insomma, quindi già come... la prossima giornata, Andrea, potrebbe essere importante. Beh, la prossima giornata potrebbe essere decisiva sotto ogni aspetto, perché Inter e Milan hanno le due avversarie le più difficili in questo momento, al pari della Fiorentina che appunto contro Lazio e Roma sarà complicato, però anche il Napoli non ha un impegno semplice. È vero che l'Empoli sta arrancando, ormai da tante partite che non riesce più a centrare i tre punti, però l'Empoli è una bestia nera del Napoli, soprattutto negli ultimi tempi. Poi Spalletti conosce bene l'ambiente, conosce bene Andreazzoli, dato che è stato anche il suo secondo. Quindi tutte e tre hanno, per un certo verso o per un altro, hanno un impegno difficile. L'Inter ha anche il recupero contro il Bologna, quindi sì, è vero, il discorso scudetto comunque si è assopito, però resta ancora vivo ed è una giornata molto importante, veramente fondamentale, anche considerando i prossimi impegni. Però c'è da dire che il Napoli deve tornare a essere il Napoli anche in casa, fortunatamente ne ha soltanto due in casa nei prossimi impegni, però attenzione, Sassuolo e Genoa. Ed è vero che in questo momento nelle zone basse della classifica c'è una frattura importante, veramente molto importante, perché in questo momento Venezia, Genoa e Salernitana sarebbero in Serie B già alla penultima giornata. Però sappiamo benissimo che nelle ultime giornate squadre che devono salvarsi giocano in un certo modo, alla disperazione, e noi... Su questo dobbiamo fare molta attenzione, la squadra deve fare molta attenzione, perché se veramente ci crede ad un'eventualità e non appartiene totalmente al Napoli, perché poi bisogna capire quelle che faranno Inter e Milan, allora già il discorso cambia, però
però le motivazioni saranno importanti, saranno decisive. È verissimo, leggiamoci anche il prossimo turno così lo commentiamo insieme. Torino-Spezia, Inter-Roma, Salernitana-Fiorentina, Empoli-Napoli, Lazio-Milan, Venezia-Atalanta, Verona-Sampdoria, Bologna-Udinese, Genoa-Cagliari, Sassuolo-Juventus. Franci, una bella giornata interessante, aggiungendo un altro elemento, la Salernitana finalmente è tornata alla vittoria, sarà perché probabilmente ho visto la partita. Sì, indubbiamente per chiudere un attimo il cerchio sulle prime della classifica, c'è un aspetto marginale ma non troppo, che il Napoli giocherà con il risultato di Inter-Roma già acquisito, il Milan invece avrà un altro risultato ancora acquisito che quello del Napoli appunto, quindi indubbiamente sappiamo il famoso calcio spezzatino che c'è ormai da anni per esigenze televisive, però indubbiamente è un aspetto che io personalmente non andrei a sottovalutare. La Salernitana sta cercando di fare il possibile per venire alla tua domanda, ha battuto una Sampdoria che mai come quest'anno è irriconoscibile, quindi indubbiamente sono tre punti importanti, ci sono ancora delle partite da recuperare per la squadra di Nicola che sta facendo veramente il possibile per ottenere punti importanti, credo sia statisticamente ma non solo la squadra che ha molte più probabilità di salutare il campionato cadetto insieme al Venezia e al Genoa, però staremo a vedere. È una vittoria che comunque può dare morale a tutto l'ambiente. Assolutamente. Stefano, hai anche le altre giornate o solo la prossima? Giusto no, per io mi ero solamente per diciamo le tre squadre appunto cioè le due milanesi, del Napoli, le cinque partite, quelle che ci saranno praticamente da qui alla fine. Ah, per sei bravo in matematica, dacci una proiezione perché sfonda allora, di qua siamo negati. Non è il mio forte, ah, però vedi? Diciamo, però ti posso dire che insomma, allora parlando del Napoli, 5 partite, 2 in casa, abbiamo detto, e 3 fuori, quindi giustamente lui osservava che le squadre che lottano per la salvezza e il Napoli ce l'ha, cioè Napoli-Genoa sì. In casa era meglio giocare forse al Marassi, vero. Perché la penultima giornata il Genoa potrebbe avere ancora possibilità diciamo di salvezza e quindi si verrebbe a giocare a Napoli la salvezza con lo Spezia, diciamo quasi salvo ormai, Torino-Napoli, il Torino dovrebbe essere la squadra che ormai insomma è fuori dall'Europa ed è salva, credo, il Sassuolo dovrebbe avere, quindi su 5 partite il Napoli praticamente 15 punti li può fare, ma quelle che io ritengo proprio difficile è proprio la partita col Genoa. E quindi di 15 punti disponibili il Napoli, se riuscisse a farli comunque avrebbe chiuso una stagione comunque buona, direi, probabilmente forse al secondo posto, mi auguro, il mio auspicio. Però la matematica non è un'opinione. Il Milan ha un calendario difficile. Confiamo un po' le milanesi. Il Milan ha un calendario non facile. Lazio Milan, poi avrà la Fiorentina. E quindi poi hai la famosa Verona. Verona Milan, sappiamo la tradizione. La fatal Verona. E quindi auguriamoci che sia come è stata per Napoli l'anno scorso, l'ultima giornata. Ma anche perché permettimi di dire, certo. I miei amici milanisti, al di là delle loro partite, delle loro disgrazie calcistiche, puntualmente ogni lunedì, martedì, come in questo caso, mi prendono in giro. Quindi vorrei un po' ricambiare il favore. Io penso che riusciremo, o potrei farlo, cioè auguriamo. Speriamo, perché Milan-Atalanta, forse qua bisogna vedere, perché l'Atalanta, insomma, quello che sta. Poi c'è solo Milan, quindi comunque il Milan e l'Inter, c'è la Roma, poi va a Bologna, ma il Bologna è... salvo deve c'è il recupero, poi c'è la Udine, l'Udine se salva ha fatto una stagione quindi può essere demotivata, con l'Empoli in casa, il Cagliari e poi c'è la Sampdoria, quindi l'Inter diciamo per calendario secondo me, calendario più facile, sì diciamo, decisamente secondo me sì, il Napoli non è difficile, ripeto, perché ha affrontato tutte le big tra virgolette, però il discorso della discontinuità è partito con una squadra che lotta per la salvezza, ma Cagliari-Genoa abbiamo visto noi e quella è decisiva sicuramente per il Genoa, secondo me il Genoa deve provare a vincere a Cagliari, altrimenti viene con un piede e mezzo in Serie B, il Cagliari non è che stia meglio, sappiamo ovviamente, però diciamo che il Genoa è la squadra che ha più da perdere. È vero Andrea, quindi Inter favorita guardando un po' a tutto il calendario? Sì, Inter favorita non solo per gli impegni perché ha il calendario più semplice, ha una partita in meno, vincendo tutte le partite matematicamente sarebbe campione d'Italia e poi dobbiamo essere onesti, ha una rosa qualitativamente superiore rispetto a Milan e allo stesso Napoli, quindi
Salvo clamorosi colpi di scena, però vedo Inter campione d'Italia, o comunque favorita principale per la conquista dello scudetto. Assolutamente, vedremo ovviamente cosa accadrà nelle prossime giornate di campionato e ne parleremo sempre qui a Prima Serie A, perché noi, ahimè, siamo in chiusura, il tempo vola, quindi ringrazio i miei ospiti, Francesco Vassura. Ciao Ale, grazie, ricordo il saluto che hai. Grazie Franci, grazie mille. Segnalare. Grazie a te. Mi accodo ovviamente, salutiamo anche il Club Napoli dall'Albania, Gary Cusi, un abbraccio a voi, sono veramente super tifosi, seguono ogni partita, quindi onore e merito a loro che veramente hanno messo su un fan club fantastico, quindi grazie, perché poi ci seguono ovviamente dall'Albania, quindi sono particolarmente carini, un abbraccio a voi. Stefano Marino, grazie mille. Grazie a voi. Mi scoccio di nuovo, a disposizione, non ci sono problemi assolutamente. Grazie Andrea Cardinale. Grazie a te Alessia e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Mi accodo, infatti, grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordo le repliche anche nella giornata di domani, tutta la settimana ci potete seguire anche sui social. E appuntamento ovviamente a martedì prossimo, sempre alle 21:30 con Prima Serie A. Buona serata.